Erano loro 3 teste di contatto a qualificarsi in semifinale del campionato Under 16 Elite. I rossoblu di Via Candiani battono per 3-1 il Civitavecchia di Rocchetti con gol di Frangella, Proromo e Milone. Nerazzurri in rete con Di Riso in un match vivo fino alla fine. Tor 3 teste che in semifinale troverà la Romulea. Pronti via e padroni di casa che passano subito in vantaggio. Palla sulla destra ed è dato a concludere a rete. Federico Rocchetti respinge ma non può nulla su Frangella che arriva a rimorchio. 1-0 e Tor 3 teste in vantaggio. Civitavecchia che reagisce da calcio di punizione bloccato al minuto numero 10. Poi è il numero 7 in maglia bianca dei nerazzurri che prova la conclusione dalla distanza. Palla alta sopra la traversa. Al 19esimo si fa vedere di nuovo la Tor 3 teste. Nanni batte la rimessa laterale, spera che arriva a granata, sinistro in diagonale, fuori di un soffio. Ospiti velenosi alla mezz'ora, lunga azione insistita sulla sinistra, poi cross dagliato del numero 4 Serpente che termina largo. Nella ripresa subito chiamato in causa Pinciarelli che devia in corner. Poi Di Riso converge al 13esimo e di sinistro va ad un passo dal pari, super intervento del numero 1 di casa. Tor 3 teste pericolosa al 24esimo, Metaui prova il destro sul calcio di punizione, Rocchetti devia in angolo. Ancora Tor 3 teste, pericolosa poco dopo, azione tutta quanta sulla destra, il numero 11 rientra all'interno dell'area di rigore, lascia ancora a Metaui che prova la conclusione, murata in angolo. 2-0 che arriva al minuto numero 33 da calcio d'angolo, Proroma anticipa il portiere nerazzurro e fa 2-0, chiudendo di fatto il match. Gara che sembra chiusa, ma palla al centro e Civitavecchia, subito pericoloso, Di Riso rientra sul sinistro e realizza 2-1 e gara ancora viva. Tutto per tutto da calcio di punizione dei nerazzurri, palla che termina alta sopra la traversa, infine al 43esimo azione da sinistra verso destra ed è Milone a chiudere definitivamente la partita, qualificazione, sinistro sotto l'incrocio e 3-1 finale. Poi c'è tempo solo per il triplice fischio del direttore di gara.